prossimo ospite che è Latex Sense. Io pregherei lui di pronunciare il suo nome per evitare di farmi fare brutte figure, Come l'anno scorso. come l'anno scorso. Allora ci ritroviamo, non ho imparato ancora. Io sono Thierry Beaudoin della Latex Sense. Siamo un'azienda di Benevento e partecipiamo al premio dal sesto premio, dunque 3 anni fa. Ho cominciato con il sistema Atecom e dall'anno scorso, infatti, questo sistema che permette di inviare comunicazioni customizzate su media digitale multipli, dall'anno scorso l'abbiamo usato anche per la votazione del premio web. Quindi è un'innovazione nell'innovazione quest'anno. Esatto, ogni anno facciamo un progresso nel nostro sistema, uno che faceva semplicemente inizialmente l'invio di comunicazione digitale, dopo siamo passati sull'acquisizione di contatti digitali e dall'anno scorso sui sondaggi online l'acquisizione di contatti sociali tramite sondaggi online. Votazione autenticata tramite sondaggi. Anche quest'anno abbiamo incluso un altro aspetto che è la notifica push, nel senso che sui vostri telefonini spesso vedete un'applicazione che invia un piccolo messaggio in basso a destra, avete un nuovo messaggio tramite social networking, nel senso che sono notifiche spesso delle social network, Facebook, LinkedIn e così via. Il nostro sistema permette anche di notificare un'utenza geolocalizzata. Questo può essere interessante se siete un'area di interesse particolare, che può essere turismo, che può essere di marketing di un negozio, che invia potenzialmente una comunicazione a quelli che sono in giro per una promozione o per un interesse specifico. Questa è l'innovazione di quest'anno, intanto le notifiche, push sulle telefonini, usando anche il meccanismo di geolocalizzazione. Quindi un bacino di utenza praticamente illimitato. Esatto, nel senso che cerchiamo di integrare mezzi di comunicazione diversi e meccanismi anche diversi di acquisizione dei contatti. Questo può essere usato, è chiaro, in molti ambiti. Per l'anno prossimo, visto che l'anno prossimo sarà il quarto, avete già Speriamo, pensato, speriamo. avete già pensato a un'ulteriore innovazione. Vabbè, Sicuramente state già c'è a un anno l'innovazione. oltre, insomma, Nel voglio senso dire. l'innovazione l'integriamo sempre, è chiaro che serve partner che permettono, cioè di usare questo sistema in ambiti diversi. Non serve un capital investor, ma serve più partnership per far evolvere un sistema che esiste già. Cioè, partiamo da qualcosa, abbiamo già diversi clienti, ma abbiamo bisogno di rendere il sistema veramente diffuso. Terzo anno in 3 anni, ora facciamo una domanda sul premio, su questi 2 giorni. Come l'ha visto cambiare? Se l'ha visto cambiare? Ho visto dal sesto innanzitutto un cambiamento, diciamo, di diffusione nazionale al settimo, una diffusione internazionale, un inizio internazionale, diciamo, dal settimo. Ottimo, ho visto una diffusione anche radicata, diciamo, a livello nazionale. L'internazionale è rimasto, intanto è cresciuto anche, ma visto che a livello nazionale veramente non è più solo Campano, Salerno, anche se il settimo era già così, ma è molto più, si vede dei percentuali, intanto il 65% di progetti, ma anche la presenza di persone è molto Noi ricordiamo più. che siamo in diretta streaming anche con la California, quindi proprio per Voglio sottolineare dire, cioè, sì, questo. voglio dire, cioè, abbiamo, è chiaro, molti contatti di bridge verso gli Stati Uniti per accelerare il business verso gli Stati Uniti. Chiaro che anche la nostra soluzione è una soluzione già non solo italiana, perché è completamente internazionalizzata la nostra soluzione.
in francese, è chiaro perché sono francese, ma inglese, italiano, ma anche facilmente è già in beta in spagnolo, cinese, arabo, che è una cosa un po' più complessa perché c'è la lettura sinistra-destra che a livello digitale è un po' più complessa. Io ringrazio. Sì, Thierry, appunto, è un esempio dell'atmosfera che riesce a creare il premio. Alcuni partecipanti continuano a seguirci, a diventare sempre parte più attiva. Quindi ci sono upstart che diventano best practice, ci sono best practice che appunto ci aggiornano sulle loro innovazioni. Quindi è sicuramente, diciamo, per noi molto importante, anche come elemento, diciamo, dimostrativo che non finisce in questi due giorni, ma è un lavoro che continuano i contatti con i partecipanti. Ma è anche, secondo me, non so se siete d'accordo, uno stimolo per le aziende e per i giovani che vogliono fare impresa, una manifestazione, un'iniziativa del genere, che gli può dare la forza e anche l'entusiasmo in un periodo un po' particolare come questo per andare avanti. In più i tempi sono diversi, le start-up credono che un anno si può fare qualche cosa, di andare sul mercato, di avere il prodotto già pronto, che non è in generale così, nel senso i tempi di grosse aziende sono abbastanza lunghi, di diversi anni, 3-4 anni, per accettare una tecnologia, renderla anche disponibile, accettabile dal pubblico. Spesso quando si parte startup abbiamo un'idea meravigliosa, si vede che il mercato è pieno di questo tipo di cose, ci vuole tempo per diffonderlo e bisogna anche vedere se l'idea progettuale è conforme alla richiesta di mercato. È là che la rete, in senso di innovatori, entra in gioco, esatto. In senso che permette di agganciare alle persone giuste per fare arrivare un'idea a un mercato tramite finanziatore, tramite collegamenti di interesse del prodotto. Io non so se Angela ha qualcos'altro da chiedere. Solo appunto, proprio diciamo in linea con quello che diceva Thierry, per esempio quest'anno proprio nella pubblicazione del premio, proprio seguendo quello che diceva Thierry, i progetti sono stati raggruppati per settore, quindi sempre che permette anche potenzialmente di aggregare, sì, di fare coesione sistema all'interno di un settore, chiaro. La ringraziamo, la salutiamo e chiaramente la ritroveremo il prossimo anno con ulteriori innovazioni.